Oggi abbiamo questa novità tanto attesa dell'arrivo delle nostre forze armate con delle professionalità capaci di affrontare l'emergenza da tempo. Io sono onorato e grato di questa cosa. Onorato e grato di ricevere il supporto delle forze armate, così Francesco Priolio, direttore generale dell'IRCER di Macerata, ha accolto l'arrivo dei medici e infermieri militari. La situazione di Villa Cozza è stata da codice rosso nei giorni scorsi, lo è ancora, ma inizia anche a vedersi uno spiraglio di luce. Noi abbiamo ad oggi 50 positivi, ospiti positivi e 33 negativi. Iniziamo ad avere delle negativizzazioni, abbiamo fatto i tamponi a tutti i nostri operatori positivi e a tutti i nostri operatori negativi, in modo tale da verificarli tutti. Devo dire con commozione che molti di loro non attendevano che questo momento per ritornare a lavorare insieme ai loro colleghi. Il grande lavoro degli operatori sanitari è rimarcato anche dal sindaco di Mojano, Cesetti, che insieme al suo collega Paoloni ha ricevuto gli altri militari nella struttura Hotel Maestà di Urbisaia, dove sono confluiti gli ospiti delle RSA di Loro Piceno e appunto Mojano a causa del sisma del 2016. Abbiamo 14 Covid, sono quasi tutti asintomatici con piccoli, lievissimi sintomi, grazie alla professionalità degli operatori, degli infermieri, riusciamo a tenere questo livello. Adesso contiamo molto nell'arrivo di questi due infermieri medici della Marina Militare perché abbiamo proprio bisogno, molto bisogno di un controllo più stretto. Ma la situazione in questo momento è abbastanza tranquilla. Il problema è quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, perché abbiamo avuto diversi, purtroppo, decessi, e ne abbiamo avuti diversi, tra qui e Galantara, dove sono ospitate le altre persone. E abbiamo gestito più che noi, gli infermieri e la PARS, in maniera ottimale la situazione, cercando di dare il massimo. Oggi speriamo che con l'arrivo di questo supporto importantissimo che abbiamo chiesto e voluto da diverso tempo, e l'assessore Saltamartini ci ha avallato questa situazione, speriamo di tornare in una situazione di tranquillità per tutti i nostri ospiti.